Mantova sciupa una buona occasione pareggiando 1-1 a Trento. Biancorossi in vantaggio alla fine del primo tempo con Terranova. Poi nella ripresa il Mantova cala ed è raggiunto da una rete di Bau. Buonasera e benvenuti a Mantova Notizie. Pari per 1-1 tra Trento e Mantova. Il Bria Masco e Biancorossi passano in vantaggio con un gol di Terranova al 41esimo. Nella ripresa il palo nega il 2-0 a Pimazzoni e poi arriva il pareggio di Bau. Prima della gara qualche scontro tra le tifoserie. Cerca la vittoria il Mantova, Vinazzer mette una buona palla in mezzo per Franchi, ma il tiro del fantasista biancorosso viene respinto dalla difesa del Trento. Difesa del Trento che per poco fa un grosso regalo al Mantova, il colpo all'indietro di Raffaelli sorvola di poco la traversa. Il Mantova non è molto pericoloso in attacco, ma ci pensa ancora il Trento con Friso, colpo di testa all'indietro e il portiere ci mette una pezza. Poi il Trento ad avere un'occasione con Morano e qui c'è la prima paratona di Mirko Bellodi. Mantova, dicevamo, poco pericoloso, ma al 41esimo arriva il gol del vantaggio. Spinale scatta sul filo del fuorigioco, cross in mezzo, Gherardi affondato da un difensore, l'azione prosegue, Terranova in sacca, il gol del vantaggio per il Mantova. Esulta il numero 8 biancorosso al secondo gol con la maglia del Mantova in campionato, aveva segnato già contro la Castellana. Esulta ancora Thomas Terranova, apre il secondo tempo il Trento con una bella punizione di Bau che esce a lato di poco controllata da Bellodi. Poi la palla buona capita al Mantova, punizione di Terranova, colpo di testa di Pimazzoni e palo pieno. Sfortunato il Mantova che sfiora il 2-0 e arriva il pareggio del Trento. Colpo di testa di Bau su punizione di Friso e la formazione gialloblu perviene al pareggio. Ecco il colpo di testa del fantasista trentino che consente ai gialloblu di pareggiare. Qualche colpa anche alla difesa biancorossa che è stata molto disattenta. Ancora Bau, si libera il tiro. Paratona di Bellodi. Poi il numero 10 trentino verrà espulso per doppia ammonizione, ma al 91esimo Sogno rischia di far diventare la trasferta un incubo. Il tiro del numero 11 però si perde a lato di pochissimo. Finisce 1-1 per il Mantova, il rammarico di una gara che si doveva vincere, ma così non è stato. E ora sentiamo mister Archimede Graziani. Siamo stati ingenui sulla punizione e abbiamo concesso quella possibilità lì, loro l'hanno sfruttata bene e noi veniamo via con un punto che sicuramente potevano essere tre oggi veramente, però nulla da dire, la punizione loro l'ha battuta bene, noi siamo stati molto ingenui lì. Si era visto chiaro che solo in quel caso lì noi potevamo prendere il gol. Ci hanno punito in quel momento lì la nostra disattenzione, ma non tanto sulla punizione quanto nella creazione della punizione. È stata una leggerezza di Pimazzoni e continuiamo. Solo ingenuità oppure c'è qualcosa che non ha funzionato ulteriormente nel Mantova di oggi? No, solo ingenuità, perché quella palla lì era una palla che poteva essere calciata, poteva essere buttata fuori, interrompeva il gioco. Poi dopo può darsi anche che loro trovavano altre soluzioni, ma in quel momento lì dove avevamo preso gol, no, quindi dico solo ingenuità, sicuramente il ragazzo ha peccato di presunzione in quel momento lì, perché poteva usarla in un'altra maniera quella palla lì. È stata una leggerezza, però è successo, andiamo avanti.